Manca un mese al prossimo WMF, finalmente torneremo in presenza, saremo anche online sulla piattaforma ibrida.io dal 15 al 17 luglio a Rimini. Questo evento, questo festival sarà probabilmente il più completo di sempre. Abbiamo pensato a un'agenda molto strutturata che abbiamo costruito insieme a voi, insieme alle vostre indicazioni, a quelle degli speaker, delle aziende e di tutti i soggetti che ci sostengono e condividono questa costruzione del futuro all'insegna dell'innovazione tecnologica e digitale per migliorare la società. Abbiamo pubblicato in questa settimana l'anteprima del programma formativo, ma ve lo sveleremo nel prossimo video. Volevo però illustrarvi un po' come si andrà a dislocare questa 3 giorni. Oltre 100 eventi, avremo 3 concerti durante la 3 giorni. Il primo concerto sarà quello di Roy Paci durante la giornata di apertura. Il secondo concerto invece sarà quello dei Queen Mania, la band tributo dei Queen, che è già stata con noi nel 2019. I concerti si terranno sul main stage e il terzo concerto lo sveleremo nelle prossime settimane. Oltre a questa parte musicale, che sarà corredata da altre iniziative, da altre band, perché ci sarà anche il contest delle band emergenti realizzato in collaborazione con RDS, avremo una serie di eventi dedicati al mondo delle startup e delle scale up. Oltre alla finale della startup competition abbiamo selezionato le 6 startup finaliste tra le oltre 500 candidate. Sì, abbiamo anche una sessione dedicata alle scale up for future, le scale up europee che stanno trainando e traineranno il mercato, e anche degli showcase con startup provenienti da tutto il mondo, oltre allo Startup District. Ci saranno anche una serie di iniziative dedicate ai giovani, quindi il WMF Youth, che potete consultare attraverso il sito nella sezione iniziative. Ci sono i vari eventi. Oltre a questo, abbiamo pensato anche quest'anno di creare all'interno del WMF un Innovation Film Festival. Sono arrivate oltre 250 candidature da parte di giovani che pubblicheranno e presenteranno i propri progetti, quindi dei cortometraggi e delle sceneggiature, ma avremo anche delle proiezioni della presenza di artisti e registi italiani, da Alessandro Borghi, che condurrà la prima giornata, a Neri Parenti e altri soggetti. Questi sono solamente alcuni dei momenti e degli eventi presenti all'interno del festival, oltre alla sala, all'area espositiva e al programma formativo, di cui presenteremo l'anteprima nelle prossime settimane. Ci incontriamo a Rimini dal 15 al 17 luglio.